Post partita con Mister Bacci, tecnico della Torres, appunto al termine della partita pareggiata qui all'Arco Marzio con l'Ostia Mare 0-0. Allora Mister, come valuta questo pareggio qui all'Arco Marzio? Giusto, pareggio giusto perché abbiamo fatto una buona partita. Certo, oggi la qualità è venuta meno da parte nostra, però c'è da dire anche che abbiamo incontrato una squadra che poche volte ho incontrato una squadra che non ha fatto ragionare la mia. Oggi questa squadra non me l'ha fatta ragionare, un po' sicuramente anche per il merito nostro, però loro sicuramente non hanno dato l'opportunità ai miei giocatori di esprimersi come solitamente fanno, per cui merito allo stimare. Cosa è mancato nella squadra, nella prestazione odierna? Solitamente noi diamo molto di più sulle fasce, ma oggi ci mancava un giocatore importante sulla fascia. E in più in fase offensiva siamo più determinati, più cattivi sotto porta. Può capitare, perché insomma noi abbiamo già fatto 22 partite e penso che sia la prima o la seconda volta che la squadra mi gioca leggermente sotto alla norma. Non possiamo pretendere che giochino sempre al top, anche perché, come ripeto, è una delle pochissime volte che ho visto la mia squadra in difficoltà, merito soprattutto, secondo il mio punto di vista, dell'Ostia Mare, che non ci ha dato l'opportunità di giocare perché ci aggredivano in continuazione. Insomma, un pareggio qui all'Arco Marzio, adesso un po' di pausa e poi si riprenderà. Insomma, la squadra come riparte da questo 0-0? Riparte bene perché abbiamo l'opportunità di recuperare un paio di giocatori, molto importante perché recuperiamo il difensore centrale. E poi recupereremo anche l'esterno di centrocampo, che è un giocatore di peso per il finale, perché il 17 avremo uno scontro, non dico decisivo, ma sicuramente complicato. Per cui è importante che noi ci facciamo trovare pronti e soprattutto un organico all'altezza della situazione sotto l'aspetto fisico. Perché sotto l'aspetto mentale questa squadra mi ha già dato adito di stare tranquillo, ogni domenica sono risposte positive sia per un motivo che per l'altro. Un voto alla prestazione della sua squadra oggi? 6. Una sufficienza stiracchiata? No, sufficienza perché quando una squadra dà tutto quello che ha sotto l'aspetto della fisicità, non hanno mai mollato, il ritmo è stato sempre elevato sia da una parte che dall'altra. Io non posso dire niente ragazzi, perché insomma oramai li conosco da 6 mesi e so quello che danno. Certamente, ripeto, la qualità oggi da parte nostra è venuta a mancare, ma è venuta a mancare anche perché insomma la squadra avversaria non ci ha dato la possibilità di giocare in maniera tranquilla perché ci ha pressato dall'inizio alla fine, giusto gli ultimi 3 minuti, altrimenti non ci ha fatto mai giocare, per cui merito lo stiamare se la mia squadra oggi non è stata all'altezza delle partite che solitamente disputo. D'accordo mister, grazie della cortesia, in bocca al lupo. Okay.